Care amiche e cari amici che mi ascoltate così fedelmente nel mio programma radio broadcast di Spreaker, mi devo congratulare con tutti voi e ringraziarvi perché oggi sono entrato nel mio canale di YouTube San Ten Chan e ho visto, pensate un po', adesso vado ad aprire di nuovo la pagina, da molto che non entravo, che vi siete iscritti in 27 e le visualizzazioni sono state 5.071, quindi abbiamo già superato le 5.000 visualizzazioni, allegria! Poi un'altra cosa, sono meravigliato, anzi sbigottito, perché le volte che mi avete ascoltato in Spreaker, nel mio canale radio San Ten Chan di podcast, è di 1242, così che abbiamo anche sfondato quota 1000 in Spreaker, e ciò 189 fedelissimi che si sono iscritti al mio canale San Ten Chan. Moltissime grazie per darmi così tanta fiducia, questo mi motiva molto. E poi un'altra cosa, vedete, vi prego, i miei video nel mio canale San Ten Chan di YouTube, perché ho caricato oggi due video, ieri mi sembra che anche un altro, quindi non sprechiate questa opportunità. Il video che oggi ho caricato è appunto un video nel quale, che si intitola San Ten Chan, che poi sarei io, in persona ringrazia per aver superato in circa 4 mesi le 5.000 visioni dei suoi video, tutti i suoi simpatizzanti e spettatori. In pratica vi rendete conto l'appoggio che tutti voi mi date al guardare il mio canale? Io mi sento molto lusingato, 5.071 visioni in quasi 4 mesi, è molto, moltissimo, io non avrei mai immaginato così tanto successo, perché ci sono dei canali con più video dei miei che magari in 5 o 6 anni hanno 500 visioni, beh, magari una cosa di quel genere, non so. Invece il video che ho caricato 20 ore fa è, si intitola Discorso di San Ten Chan. Niente, perché sto seguendo il panorama politico italiano in Rai International o Rai Italia, a volte gli cambiano il nome. Poi, un giorno fa circa, a colazione, ho caricato un video che si titola Tutorial di gastronomia domestica, colazione con mate, biscotti semi secchi e cereali. I biscotti sono di vaniglia e cioccolato, che poi tanto di cioccolato non sanno. Due giorni fa circa ho caricato un messaggio a tutti i miei seguaci di YouTube, Facebook, Twitter, con considerazioni elettorali, sempre perché seguo il tema di Italia, no? Di quello che succede là, grillini, non grillini, PD, PDL, che addirittura le sigle sono, gli acronimi dei partiti politici sono tutte varianti, una dell'altra, come sempre, PDS, PC, PD, PRI, PDL, no? Sempre, fin dagli anni 70, tutti acronimi uguali, gli mettono, gli tolgono una, due lettere, UDC, UCL, UCC, e poi vabbè, l'ultimo video, tutorial di gastronomia, colazione, mate, tostate con miele, formaggio, ed esternazioni nostalgiche, è di 4 giorni fa, l'ultimo video mio, un tutorial di gastronomia. Poi vabbè, una settimana fa già avevo invece caricato, perché era da una settimana che non caricavo niente.
quindi diciamo ho rotto questa pausa di creativa con il video di 4 giorni fa, perché per una settimana non avevo fatto niente. E poi sempre una settimana fa avevo anche fatto altri, ma gli ultimi sono questi che vi ho detto ora. Vi ringrazio per seguirmi. Io farò di tutto per continuare a proporvi cose interessanti. Veramente, quello che si sente da qua, del panorama politico italiano, non lascia di deludere, e ormai la politica è sorprendente che non sorprenda più, o perlomeno sorprende ma è male, e non si sa più che pensare. Veramente, chiunque che mi voglia dare delle spiegazioni di quello che succede o che ha degli interessi, che mi vuole proporre degli argomenti, dei temi, beh, mi scriva al canale di radio Spreaker Santen Chan e mi cerchi in Facebook, in Google Plus, in YouTube, in Twitter, che è una cosa incredibile, mi hanno sospeso il Twitter perché dicono che io ho fatto abusi, ma loro mi consigliano ogni volta che entro in Twitter centinaia di nuovi contatti e uno accetta, poi ti dicono: ma tu hai aggiunto dei contatti arbitrariamente, come li hai scelti? Ma anche Facebook fa lo stesso. Mi propongono ogni volta che entro 50, 100, 200 contatti. Poi mi dicono: tu ne hai aggiunti più di quanti ne potevi aggiungere al giorno. E poi come li hai conosciuti? Ma tu non li conosci di persona. Ti assumi la responsabilità di dire che non li conosci e che li vuoi aggiungere come spam. Ma sono loro che te li consigliano e poi ti vogliono multare o ti vogliono sanzionare, addirittura sospendere l'account o togliere la possibilità di usare Facebook col tuo computer, perché dicono che tu hai fatto un abuso aggiungendo contatti che non conosci, ma te li presentano loro, oppure sono gli amici degli amici dei contatti che finiscono con consigliarti, e tu c'hai, io c'ho in Facebook 1000 consigli di contatti. Che devo fare allora? A chi devo contattare? Se mi consigliano tutti i miei contatti di contattarmi con quella gente e poi ne aggiungo solo qualcuno e Facebook mi vuole sospendere l'account perché dice che sto aggiungendo persone arbitrariamente. Ma allora perché uno può suggerire dei contatti e chi riceve la suggerenza viene penalizzato se li aggiunge al canale? Come deve fare per conoscere quei contatti? Deve andare a casa loro? Ma è un assurdo. Vabbè, comunque io non riesco a entrare nel mio Twitter, quindi forse con Twitter non mi riuscirete a contattare. Io non so veramente, come due volte su tre, due per tre, ti dicono cuenta sospendida. È incredibile. Adesso provo. Incredibile. Però è così. Loro ti suggeriscono poi devi riempire dei formulari, fare delle cose strane. E poi sai che ti dico? Uno cancella quell'account e ne fa un altro.
perché tanto non è che io ci avessi molti contatti. Quindi è così, se voglio magari continuo con un altro account, oppure me ne vado da Twitter, perché è impossibile. Loro ti suggeriscono nuovi contatti e poi alla fine dicono no, ma tu hai abusato. Poi ti prendono in giro, danno dei suggerimenti, ma c'hai dei problemi? Beh, comunque vi lascio, questo programma di radio oggi sarà corto. Volevo solo ringraziarvi perché mi seguite in tanti. E mi avete ascoltato moltissime volte. Io cercherò adesso, magari con un microfono, di fare una cosa più professionale, diciamo una cosa meno dilettante di farlo così al cellulare, il broadcast o quello che è, perché insomma, sì, adesso non mi ricordo. Però ecco, sto preso con questa cosa da Twitter, riempire formulari, moduli, quando uno con un email nuovo, addirittura vediamo se si può cancellare questo account, uno cancella direttamente tutto e buonanotte. Configurazione. Io qua che gli metto? Vediamo se c'è. Borrardò della informazione dell'ubicazione. Io se ci fosse adesso cancellare. Beh, poi vi saprò dire, perché forse cancello questo account di Twitter e ne apro un altro. Grazie di tutto e a risentirci.